Dunque, la rotta della cultura che uniscano e facilitino anche il passaggio per quanto riguarda i cittadini che volessero venire a visitare le bellezze culturali anche dell'isola di Ischia, di Procida e dell'area Flegrea. È un progetto che va avanti da parte dei comuni, ma che trova l'appoggio considerevole e significativo della Regione Campania. Onorevole Iodice, a che punto siamo arrivati? Ah, guardi, è un'iniziativa a cui ho aderito con molto entusiasmo perché sono amante della cultura, sono amante della nostra regione. Consideriamo Ischia non più come isola del cibo, del mare, delle terme, ma un'isola che è culla di cultura e dobbiamo approfittare dell'occasione che Procida sarà capitale della cultura del 2022. Per fare in modo che venga conosciuta ancora di più Ischia, così come le altre isole del Golfo, però Ischia in particolar modo che deve far parte di questa rotta della cultura in maniera tale che si possa avere piena coscienza della ricchezza storica di quest'isola. Naturalmente, è un'iniziativa a cui io ho aderito con entusiasmo, ma sono sicura che anche chi dovrà partecipare alla realizzazione sarà entusiasta di aderirvi.